26 febbraio del 2024. Siamo lodati oggi e sempre il Santissimo Nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Don Porfirio di Gaza. Gaza ormai ci è familiare per questa guerra tremenda di offesa e di difesa, di sterminio reciproco. San Porfirio è nato a Salonicco, Grecia, nel 347. È morto a Gaza nel 420. Di ricca famiglia, a 31 anni, lasciò tutto per darsi alla vita monastica. Abitò in una grotta della Palestina per parecchi anni. Per vivere faceva il ciabattino. Marco, il suo discepolo, lo descrive dolce, pietoso, interprete della Sacra Scrittura, vittorioso sulle eresie, amante dei poveri. Si commuoveva fino alle lacrime. Nel 395 fu nominato vescovo di Gaza. Operò molti prodigi, il più grande fece piovere, che da molto tempo non pioveva. Salvò dalla morte tre fanciulli che si erano affogati a mare. Convertì molti dal paganesimo e ottenne dall'imperatore la distruzione dei templi idolatrici per edificare chiese cristiane. Dopo 25 anni di episcopato morì nella grazia di Dio. Il Vangelo è di Luca, capitolo 6, versetti 36-38. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: siate misericordiosi, come misericordioso il Padre vostro che è nei cieli. Non giudicate e non sarete giudicati. Non condannate e non sarete condannati. Perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato. Una misura buona, pigiata, colma, traboccante, sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi in cambio. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Comprendiamo meglio: siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro. Non siate perfetti come... lo capiamo meno, capiamo bene la misericordia. Gesù ci insegna quattro modi per essere misericordiosi. Lo dice in maniera negativa, li diremo in maniera positiva. Parlare poco degli altri. Lasciare il giudizio a Dio. Misurare la propria coscienza nella relazione con gli altri.
e perdonare. Sono quattro modi per usare misericordia e avere misericordia da Dio. Amen. Abbiamo delle difficoltà a essere equilibrati, a sapere tacere, a non spettegolare. Purtroppo nella nostra natura sempre giudicare, perché dice ma constatiamo così, ma non abbiamo tutti gli elementi che ha Dio per giudicare. Quindi che siamo noi? Chi siamo noi per giudicare? Non possiamo giudicare. E riceviamo la benedizione per sapere accogliere i suggerimenti di Gesù, per essere misericordiosi e ottenere misericordia. Il Signore sia con voi, il Signore vi custodisca e vi protegga. Il Signore faccia risplendere su voi, se volte vi dia la sua misericordia. Il Signore rivolga il suo sguardo verso di voi e vi dia la pace, la sua pace, la sua misericordia. E la benedizione di Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Specialmente su quelli che sono, su quelli che non hanno misericordia, su quelli che soffrono in parecchio modo e hanno bisogno del nostro aiuto, della nostra misericordia. Ce lo ottenga l'intercessione potente della Vergine Maria, Immacolata, San Giuseppe, San Francesco, Sant'Antonio e per Gaza sia la pace, per l'intercessione di San Porfirio di Gaza e tutti i santi, gli angeli, con San Michele e Arcangelo.